Dopo l'inferno, il primo contentino, la settimana scorsa il sistema ferroviario regionale al collasso, causa nuovo software di Trenord, e adesso l'azienda fa sapere di aver già attivato le procedure per la valutazione dell'entità dei disagi e la definizione degli indennizi secondo le norme del contratto di servizio. Il Codacons non ci sta e parla di elemosina, secondo Marco Donzelli, presidente dell'Associazione dei Consumatori. Le attuali norme prevedono un rimborso massimo del 20% sull'abbonamento. Di fatto la cifra non raggiungerebbe nemmeno i 24 euro per le tratte più lunghe, da 160 a 180 km. Il Codacons quindi punta alto con la class action che depositerà giovedì contro Trenord. Si chiede infatti un risarcimento pari a 3.650 euro per passeggero. Potranno partecipare tutte le persone coinvolte nei disagi tra il 10 e il 14 dicembre. Il risarcimento, secondo i consumatori, dovrebbe essere appunto pari ad almeno 3.650 euro, 2.000 euro per i danni non patrimoniali, cioè biologici, morali, esistenziali, 500 euro per le violazioni delle condizioni generali di trasporto, della normativa nazionale e comunitaria, 500 euro per ogni treno soppresso, ovvero ogni ritardo superiore ai 90 minuti. Altri 500 euro per le condizioni di viaggio, di attesa, di mancanza di assistenza, mancanza di informazione, subite dal 10 al 14 dicembre, infine 150 euro per ogni ora di lavoro perduta. I pendolari, per avere informazioni sulla class action, possono contattare il Codacons di Milano inviando un'email a codacons.milano@libero.it oppure chiamando il numero unico 892 007.